Bentornati dal vostro produttore di fiducia, sono sempre Gianluca, qui dietro di me il nostro pomodoro invernale, anche se qui da noi l'inverno stenta a farsi sentire. Comunque sia, l'argomento è sempre il pomodoro. Questo video vuole essere una risposta a tutti coloro che hanno chiesto: ma come possiamo trattare al meglio le nostre piantine autoprodotte? Fatte in casa, magari da semi, diciamo, dell'anno precedente. Quindi dobbiamo stare abbastanza attenti perché fa la differenza. I primi giorni, diciamo, di vita delle nostre piantine fanno la differenza. Allora, la regola principale è non esagerare, stare attenti, perché possiamo peccare di dare troppo. Ecco. Quindi le cose principali sono un attivatore del metabolismo, o detto biostimolatore, insomma, quello che utilizziamo noi, per chi segue sa, è l'Hermes. Va bene, grazie a un prodotto del genere, con ripetuti trattamenti, non troppo vicini ovviamente, fortificheremo la nostra neonata piantina, permetteremo alle radici di svilupparsi al meglio nel vasetto. È una crescita, diciamo, adeguata. Poi un altro prodotto molto importante sarebbe un fungicida, battericida. Quindi in queste fasi iniziali, intanto le piantine possono essere soggette già dall'inizio all'attacco di funghi o batteri, in quanto appunto se abbiamo dei semi che abbiamo prodotto noi, fatto noi, messo da parte, insomma. Siamo a rischio di tutte le malattie del mondo. In questo caso il prodotto che utilizziamo noi, sempre come ben sapete per chi segue, è il Natural Micro MF, che è un fungicida, battericida e soprattutto non è un forte rameico, come qualcuno ha anche dato testimonianza, tratta con dei rameici abbastanza forti, come addirittura il verderame, già le piantine. Non è il massimo. Ecco, dobbiamo mantenere l'equilibrio in qualche modo. La piantina non deve essere né troppo acquosa né troppo legnosa. E questa è una cosa importante. Si possono fare dei trattamenti settimanali subito dopo lo spuntare delle prime due foglioline nei nostri vasetti, insomma. Dei trattamenti con delle dosi abbastanza basse. In questo caso, in questi due prodotti bastano 2 ml di Hermes e 2 ml di Natural Micro MF, una volta a settimana, senza esagerare, dati bagnando proprio i nostri vasetti, magari con un nebulizzatore, e faranno anche un po' da concime, diciamo, perché non c'è bisogno di aggiungere altro. Va bene, la piantina che viene alla luce neonata non ha bisogno di grosse, non ha grosse esigenze, insomma, volevo dire, fa bisogno. Anzi, dobbiamo stare attenti perché se andiamo ad aggiungere troppa roba o comunque concimi e altro, chissà cos'altro, potremmo addirittura compromettere la salute delle radici che sono proprio veramente esili ancora, giusto? In questo modo cosa faremo? Grazie al Natural Micro che contiene propoli da estrazione, regoleremo la crescita della piantina. Se non ci sono imprevisti esterni grossi, dovrebbe crescere in maniera, diciamo, regolare, non troppo sottile e non troppo lenta. Va bene. Poi cosa si può fare? Nella fase finale, quando le piantine raggiungono una certa crescita, potremmo aggiungere anche il tannino 20L, che sarebbe castagno, no? Tannini di castagno, quindi per aumentare il potere fungicida e anche iniziare a pensare alla repellenza agli insetti, perché già le piantine ancora così, già quando sono 5 centimetri, possono essere attaccate dagli insetti. Potrebbero essere anche minacciate dagli insetti portatori di virosi. È una cosa molto brutta questa, quindi prevenire già dall'inizio. Un'altra cosa che facciamo noi è utilizzare il tannino 20 in polvere nella fase, diciamo, quando la piantina è quasi pronta. Un paio di passaggi di tannino 20 in polvere farà solo bene e sarà anche come una prima concimazione, in quanto è una polvere pressoché organica.
la parte minerale è solo lo zolfo, che farà bene anche quello alle nostre piantine. Quindi facendo questi trattamenti leggerissimi, proprio non c'è una dose, ad occhio si dà una spolveratina, insomma, alle nostre piantine. Poi con le varie irrigazioni il prodotto agirà anche a livello radicale, sia lo zolfo sia tutte le altre parti organiche, quindi saranno un primo nutrimento e si vedrà subito il risultato. Dopo 2, massimo 3 giorni, la piantina acquisterà un colore molto più vivido, sicuramente lo noterete subito. Ora voi direte: per una piccola semina fatta in casa, tutti questi prodotti? Beh, è vero, se sono proprio pochissimi semi, magari non ne vale la pena. Però se già parliamo di 100-200 piantine, magari inizia a essere una cosa da considerare, anche perché questi prodotti di cui abbiamo parlato li potete utilizzare anche per il bagnetto, il famoso bagnetto ai vasetti prima del trapianto, compreso anche il tannino 20 polvere, quindi che potete andare a trattare le piantine prima di metterle a dimora. Vi ricordo che sto facendo dei video proprio dedicati a questi prodotti della Naturalmente. Ad esempio, quello precedente è stato il video in cui abbiamo parlato del Sinapis, abbiamo parlato del Natural Micro MF, scusate, e abbiamo parlato del Tannino 20L. Sono tutti prodotti, questi e altri, che troverete su Verdura Zone. Finalmente è partito questo progetto. Va bene? Come sempre è stato un piacere, spero che questo video sia stata una risposta adeguata alla vostra domanda. Vi ricordo che noi parliamo sempre di agricoltura con l'utilizzo di sostanze naturali da un bel po' di tempo, quindi vi chiedo e vi consiglio di iscrivervi al nostro canale per essere sempre aggiornati. Vi ricordo c'è anche il blog dove faccio anche delle sintesi e delle schede degli argomenti, insomma, trattati nei video. C'è anche la possibilità di abbonarsi per avere contenuti ulteriori. Va bene, basta cliccare su abbonati e avrete tutte le informazioni. Fate i bravi picciotti. Bentornati dal vostro produttore di fiducia, sono Gianluca, qui dietro di me il nostro